Allora, advisory update perché assieme a Eugenio Sartorelli, investimentivincenti.it, ci piace sempre un po' tirare le somme della mattinata e provare a vedere quali sono i temi più interessanti da approfondire. Quindi non perdo tempo e do il benvenuto e il bentrovato a Eugenio che è già in collegamento. Ciao Eugenio, grazie per essere qui con noi. Ciao Giacomo, buongiorno a tutti. Allora, sul tavolo ci sono un po' di argomenti caldi, insomma, Biden che dice basta, sono stanco di vedere le famiglie colpite da un sistema fiscale che, dice Janet Yellen, sostanzialmente non funziona più, ha fallito, ribadisce di essere aperto a un minimo di contrattazione con le grandi società, insomma, destinate ad avere le tassazioni più alte per in qualche modo riempire le casse a loro volta. Sosterranno, no, il piano infrastrutturale di oltre 4 mila miliardi, spiegando che fermi, pagherete di più, ma avrete vantaggi, avremo vantaggi noi, avranno vantaggi le famiglie e anche nel lungo periodo le compagnie stesse che insomma hanno guadagnato di più nel periodo di pandemia. Con la Fed che pollice su per quanto riguarda i vaccini, cioè c'è ottimismo, nonostante in Europa non si possa dire la stessa cosa, pollice non così in alto per quanto riguarda la ripresa economica, nel senso che anche i minut dicono ci aspettavamo di meglio, anche per questo continueremo a sostenere l'economia il più possibile fino a che l'inflazione è 2% e fino a che insomma non sarà necessario. E oggi i mercati diciamo che hanno apprezzato, ma fino a un certo punto, dato che vedo sia DAX che Milano piatti, non ho dato un'occhiata ai future americani, però insomma adesso secondo me c'è modo di discuterne anche attraverso la tua analisi ciclica. Ti ho messo un po' di argomenti sul tavolo, caro Eugenio, scegli tu da dove partire. Beh, partiamo dal Nasdaq e con un grafico e così commentiamo quello che tu dicevi. Quindi qui ci sono, consideriamo che il Nasdaq, questo è il Nasdaq 100 Future, qui ci sono, anzi lo ingrandisco, che è meglio, qui ci sono 6 titoli che fanno il 60%, il 60% del valore dell'indice, i soliti Google, Un po' come Amazon. l'euro-dollaro col dollar index, praticamente. Esattamente, solo che lì i concorrenti non sono altri 95, sono le Esatto. principali monete. E qui i concorrenti sono anche compagnie che fino all'altro ieri erano compagnie di una certa importanza, ma adesso sono completamente sminuite. Quindi, prima cosa, basta che un titolo abbia di questi 5-6 abbia un problema e il Nasdaq può fare come niente qualche punto percentuale in meno. Il Nasdaq, non l'S&P, sto parlando del Nasdaq. Seconda cosa, dov'è che sono i titoli che verranno maggiormente tassati? Perché il ministro dell'economia americano non ha parlato di tassazione americana, ha parlato anche di tassazione internazionale, cioè ha capito che tanti stati dovranno aggredire queste società che vanno a scegliere gli stati dove possono pagare meno tasse, tanto lavorano online e gli viene permesso, solo che quando c'era Trump minacciava e lo faceva anche ritorsioni economiche. Invece questo governo americano assolutamente più accondiscendente perché lui stesso lo farà su queste compagnie. Allora dice facciamo un accordo internazionale per una tassazione su queste compagnie che lavorano soprattutto online, che hanno avuto extra profitti mostruosi, quindi anche un modo per controllare quel potere, perché ricordiamoci che queste compagnie fanno lobby, dove do alla parola lobby non un valore negativo, ma un valore positivo. Il problema è che quanto più hanno denaro e quanto più hanno ricchezza, tanto più possono fare lobby a loro favore. Allora, per una questione di pesi e contrappesi, ricordiamoci che parliamo della più antica democrazia del mondo, che esiste dal 1776, loro hanno capito ancora quando ci fu lo smembramento della cos'era, la Standard Oil dei primi del Novecento, che quando c'è chi è troppo forte non va bene per la democrazia. E quindi si va in quella direzione. E giustamente, considerando che toglieranno denaro, perché vuol dire che una parte dei profitti di queste società, che sono soprattutto quotate al Nasdaq 100, andranno in pancia agli Stati Uniti e ad altri stati. Giustamente, cosa fa il Nasdaq? Ritorna a salire. Cioè, hanno detto che uscirà denaro da queste aziende per andare agli stati e via a comprare il Nasdaq. E io cosa vi devo dire?
Vi devo dire che io la penso esattamente, vi faccio vedere, cosa che non ho fatto vedere altre volte, ma lo fanno vedere sicuramente altri vostri ospiti, vi faccio vedere il commitment of trade report, lo vedete qua sotto, è piccolino, scusate, però ve lo commento. Vi dico solo che la linea rossa, sì, anzi, magari cerco di ingrandirvelo, il COT sono le esposizioni long o short dei trader, ci sono i commercial, gli small trader, i large trader. Quello che bisogna vedere sono soprattutto i large trader, cioè i trader professionali. Ebbene, questi sono short sul Nasdaq da fine marzo. Eh sì, sono da marzo short. C'è stata l'inversione praticamente. E rimangono short. E ci rimangono. E fanno bene. Guarda, io direi che il Nasdaq è pronto a una correzione solo se avessi visto i blu, cioè gli small trader, tutti long. Allora direi il Nasdaq è pronto a una correzione. Considerando che gli small trader invece sono più o meno in leggera negatività o neutrali, gli small trader sono i piccoli trader che mediamente sono dalla parte sbagliata del mercato, comunque ci rimangono per poco tempo dalla parte giusta, allora tolgo il giudizio. Però io la penso esattamente come i large trader, cioè hanno posizioni di medio periodo e sono short sul Nasdaq, perché basta, qui basta solo una piccola cosa e il Nasdaq viene giù. È una mia ipotesi, ne sta parlando uno che ha parecchie put sul Nasdaq, anzi è da un anno, 9 mesi che compra put sul Nasdaq, e sono 9 mesi che perdo soldi comprando put sul Nasdaq, quindi sta parlando un perdente. La cosa positiva delle put è che basta avere ragione una volta che moltiplico per 5, per 10 il valore delle put, quindi posso sbagliare anche 8-9 volte di fila, ecco perché mi permetto di fare questa osservazione. Però ecco, il Nasdaq, anche i large trader la pensano in questo modo. Andiamo a vedere sull'S&P 500 se la situazione è la stessa, così facciamo anche delle cose un po' diverse, parliamo anche del COT. Andiamo a vedere l'S&P 500, adesso ve lo ingrandisco in basso. Eccolo. Vedete che la situazione dei large trader è leggermente negativa. Ecco, qui c'è da dire che gli small trader invece sono positivi, quindi sembra quasi, questo qui è sull'indice, sembra quasi che qui sia più pronto a un ribasso, però se si vanno a vedere i valori assoluti, intanto sono negativi gli large trader solo da poco, da molto meno, cioè da fine marzo, e poi i valori assoluti rispetto a quelli del Nasdaq sono più piccoli, quindi direi che la situazione sull'S&P 500 in base al COT è un po' più di equilibrio, sul Nasdaq è una situazione precaria. Aggiungo che non ve lo faccio vedere perché non ce l'ho pronto, ma ve lo dico a voce, sì, il put con il rovescio sul Nasdaq sta aumentando, cioè sta aumentando l'acquisto di put, il che non vuol dire che aumenta le possibilità che scenda, ma aumenta il fatto che gli operatori professionali tengono azioni sul Nasdaq, o meglio operatività long sul Nasdaq Index, ma dicono: guarda, io mi compro una put per coprirmi dal rischio che da un momento all'altro mi faccia una correzione. Ricordiamo anche che i titoli del Nasdaq non sono mediamente titoli che staccano grossi dividendi. Io non sono andato a vedere onestamente se e quanti dividendi staccano. Quindi la stagione dei dividendi, però ripeto, non sono andato a vedere i dati, sul Nasdaq è molto meno importante. È molto più importante sull'S&P 500 o sui mercati europei. Mentre invece il ragionamento che abbiamo fatto nei giorni scorsi, nelle scorse settimane in realtà, del rendimento dei tassi di interesse negli Stati Uniti, che anche su questo fronte insomma c'è stata insomma si è espressa la Fed attraverso i minuti, e credo che anche Yellen ieri insomma si sia in qualche modo sbilanciata spiegando come fondamentalmente sia stata anche una corsa ai tassi di interesse, al decennale, al trentennale, per vari timori che appunto l'economia non riprenda come si poteva prevedere inizialmente, insomma dei vaccini in realtà ne abbiamo parlato più nello spazio di pubblicità che live, però insomma è abbastanza evidente come proseguono le cose oltreoceano e come proseguono le cose invece nel vecchio continente. Tutto questo per dire, ma del rendimento dei tassi c'è ancora da avere timore, tra virgolette, o in qualche modo il mercato ha assimilato, assorbito, digerito, diciamo così, lo spavento? Allora, intanto vedete il grafico proprio del rendimento del T-Note, che eccoci, effettivamente è passato da circa 0,5 a inizio agosto, poco sopra 0,5, a un massimo
poco fa a fine marzo di 1,75 circa, adesso sta intorno a 1,65, che comunque sono dei rendimenti superiori ai dividendi, al rendimento dei dividendi che dell'S&P 500 che è atteso intorno all'1,4-1,45. Ricordiamoci che il rendimento, tanto più l'S&P 500 sale, visto che il quanto pagheranno i dividendi è una cifra fissa, quindi quanto più l'S&P 500 sale, tanto più la percentuale in termini di rendimento dei dividendi scende. Ora, quindi è proporzionata, nel senso che il T-note una volta si guardava l'annuale, ormai il rendimento dell'annuale non esiste più, si guarda direttamente al decennale. Quindi il decennale rende di più. E questo, in Italia hanno fatto pure il cinquantennale, insomma, se ne riparla, sì, nel 2072. Ma faranno l'irredimibile, cioè faranno quello a scadenza infinita a questo punto, con i tassi a questo livello. Però, per forza. Ma ai fondi pensione va bene, cioè sono dei compratori comunque di quei tipologia di bond. Però detto questo, sì, questo a maggior ragione dovrebbe portare prudenza il fatto che il rendimento rimane alto, dovrebbe portare prudenza soprattutto sui titoli value, sui titoli growth, che sono quotati al Nasdaq. Però il Nasdaq non ci vuole sentire, continua a salire, quindi sarebbe più andare sui titoli ciclici. Ecco perché l'Europa ha recuperato di più nell'ultimo mese, perché ha avuto più forza rispetto all'America, perché ha più titoli ciclici e quindi si andava più sui titoli value. Quindi detto questo, per il momento non c'è possibilità, cioè è difficile che il rendimento per il momento scenda. C'è da dire che come ha insegnato la Bank of Japan, sì, che ha insegnato a tutti, loro possono tranquillamente, la banca centrale, comunque controllare i rendimenti, non hanno problemi, l'ha fatto dagli anni 90 la banca centrale giapponese, quindi i rendimenti li possono controllare. Anzi, visto che il debito pubblico aumenta in America per questo piano di lavoro e così via, non di lavoro, quello viene finanziato in altro modo, ma di aiuto all'economia, e non vogliono tassi troppo elevati, quindi se si andrà, diciamo, fissiamo la cifra tonda oltre il 2%, sicuramente la banca centrale interviene, quindi non c'è pericolo rendimenti. Il pericolo inflazione è un pericolo, secondo me, momentaneo, che è legato, l'ho già spiegato altre volte, legato alla situazione pandemica, e quindi al fatto che alcune materie prime sono cresciute, e anche alcuni semilavorati sono cresciuti, al fatto che i trasporti internazionali sono cresciuti, ma è solo un momento transitorio. Quindi no, secondo me non ci sarà pericolo inflazione. Ci potranno essere infiammate, qualche fiammata, prima che la vaccinazione diventi una vaccinazione di massa, non in Inghilterra, Stati Uniti, Israele, ma nel mondo. Sì. Quando nel mondo se si arriverà al 30-40%, i problemi inflazione, secondo me, scemano, perché la produzione poi va a regime velocemente. E quindi tutto ritorna nell'alveo del controllo della curva dei tassi delle banche centrali, perché ormai è quello, cioè ormai la finanza è completamente, non completamente, quasi completamente controllata da quello che fa le banche centrali.